4. No? Presi tutti e 4. 4. Vai. Vai, start. E c'hai. Vabbè. Questo qua è il numero 1, non ce ne so altri. Ecco qua. Fantastico, vieni qui. Eccolo qua. Questo è i manichini, come funziona, possiamo vedere. Allora, adesso fate le ventilazioni, iperestendere il capo e ventilare con decisione. Ecco qua. Vai. Allora, qua è andata bene. È andata bene, vai. Tanto sono nuovi, potete... Bastante. Allora, il numero 2 è andato bene, vai. Trovi di 20 secondi. Ok, sì. Questa è andata male. Segnala, ok, segnala il tempo, benissimo. Quando... Ok, ricominciamo con le compressioni. Benissimo. Ora arrivano le performance. Stiamo parlando, eccolo qua, tutti bocciati. Tutti. Vabbè, questa è una prova, quindi ok, basta ragazzi. Quindi abbiamo visto, no vabbè, ma era una prova, quindi... Vai, quindi vai su ogni, ecco. Ti dà proprio la performance delle quante compressioni efficaci, ecco, poi quante compressioni, la compressione, il rilascio del torace, poi la compressione efficace, il percentuale, la ok, velocità, quelle buone e quelle ventilazioni. E le ventilazioni, fantastico, quindi e si possono salvare le performance. Si salvano pure le performance. E qui c'è Mariella che sta cambiando le batterie. Perché? Ecco perché non c'erano le batterie? Sì, stava nell'altro. Cattiva. Che ci ha fatto impazzire. Questo invece è l'altro QCPR, quello che però è solitario, lavorava da solo. Questo è quello che immediatamente, ecco. Ok, questo si comprime e da questa performance. Diciamo che il valore è far lavorare tutti gli istruttori con questi manichini per avere una metodica di verifica insindacabile, che tante volte la gente dice no, ma io l'ho fatto bene, la ventilazione mi è venuta bene, quindi registra tutto, registra la performance e registra anche la modalità. Quindi questo non lascia spazi, quindi fantastico. 80%, 20%, fantastico. Stiamo parlando del futuro. Di questi ne abbiamo presi 12, adesso ne prenderemo altrettanti perché eliminiamo tutti i manichini normali, perché la gente quando fa un corso deve lavorare in alta performance. Ecco qua. Qui i gruppi stanno... Abbiamo creato i gruppi di lavoro. E abbiamo suddiviso le micro lezioni, ogni istruttore lavorerà con le proprie micro lezioni e questo servirà per poter esaminare anche le persone su ognuno su una lezione, quindi adulto, bambino, lattante, due soccorritori, cambio, lo switch e quant'altro. Fantastico. È bellissimo. Sì, perché vedi, ci siamo fermati per capire che succedeva.